Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo delle nuove frontiere della consulenza finanziaria e ne parliamo con Luigi Conte, vicepresidente vicario di ANASF. Benvenuto. Grazie, salve a tutti. La tecnologia, lo sviluppo tecnologico sta completamente trasformando tutti i settori e sta compiendo una forte evoluzione anche nei valori, nel modo di rapportarsi nelle relazioni e quindi anche per quanto riguarda il rapporto tra le reti e il mercato. Ma con la tecnologia si affianca anche alle nuove direttive, le direttive europee, soprattutto la MiFID 2, che adesso impone alle reti di dover manifestare alle reti, ma anche alle banche, insomma alle società finanziarie in generale, di dover relazionarsi con assoluta trasparenza con i clienti e con il mercato, e quindi di dover manifestare esattamente quali sono i costi sia della gestione che della consulenza. Bene, tutto questo che cosa vuol dire? Cioè come si traduce sull'organizzazione delle reti e sulla concorrenza e sul modo di comunicare al mercato e soprattutto sul modo di vendere i prodotti e i servizi finanziari. Vediamo un po' una panoramica di quello che è in Italia, anche in rapporto con i paesi esteri più evoluti dal punto di vista tecnologico e quello che sta succedendo oggi e come si stanno muovendo i vari operatori. Bene. Bene, lei ha con questa panoramica rappresentato un po' lo stato dei fatti. Noi veniamo come settore da un periodo estremamente complesso in cui la norma ha codificato una serie di comportamenti, in particolare in relazione alla trasparenza, che peraltro nell'ambito della consulenza finanziaria erano comportamenti in uso già da tempo. Da questo punto di vista, la nostra attività, l'attività dei consulenti finanziari, ha sempre mirato attentamente ad una relazione col cliente che fosse la più trasparente possibile, anche perché diciamo, l'attività centrale della relazione tra consulente e cliente è legata al dialogo, è riferibile al dialogo costante attraverso il quale poi ci si pone per il raggiungimento degli obiettivi che i clienti pongono all'attenzione del consulente. Il consulente come affiancamento, come diciamo, supporto a quelle che sono le istanze presentate dai clienti, deve appunto creare quella sintesi, come spesso dico, senza scorciatoie, e in questo caso la tecnologia ci aiuta moltissimo e tra un attimo arriverò anche al tema della tecnologia, affinché si possa arrivare nei tempi adeguati al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. E qui interviene fortemente il valore della tecnologia, quanto la tecnologia consente in una relazione circolare di innanzitutto liberare tempo per diciamo, il confronto con il cliente, cioè ottimizzare il tempo che altrimenti dovrebbe essere dedicato alla redazione sostanzialmente di supporti per arrivare al compimento della soluzione significa appunto poter destinare quel tempo alla relazione diretta col cliente e quindi ascoltare di più, poter dedicare maggiore attenzione a tutti quei segnali che possono arrivare a volte anche in maniera indiretta, finalizzando gli stessi all'ottenimento di un piano patrimoniale utile alle funzioni che il cliente ci chiede. Quindi spieghiamo bene cosa vuol dire questa relazione circolare. Beh, relazione circolare intesa come innanzitutto una parte dell'attività che si dovrebbe svolgere, come tradizionalmente si faceva attraverso l'approccio burocratico tradizionale, appunto, viene sintetizzata dai mezzi tecnologici. L'approccio cibernetico, l'approccio che ci porta a pilotare questo mezzo di trasporto che ci consegnerà poi al futuro e quindi ci porterà verso il futuro, perché poi il lavoro sui cicli di vita significa proiettarsi verso il futuro, ci aiuta appunto a, utilizzando questi modi, questi mezzi, questi strumenti, ci aiuta appunto a portarci in termini più rapidi, più efficienti, più efficaci a delle soluzioni che il cliente potrà condividere. In questo gioca una parte importante anche l'attività delle reti stesse, quindi delle aziende, delle mandanti,
che devono necessariamente, e stanno già facendo a dire il vero da qualche anno, presupporre degli investimenti importanti in questo ambito. Perché questi investimenti potranno, e il tempo lo sta dimostrando, il momento attuale lo sta dimostrando, questi investimenti potranno mettere a disposizione strumenti e servizi a disposizione dei clienti e dei consulenti, strumenti e servizi che in questo caso serviranno appunto a proiettarsi più rapidamente verso questo futuro. Naturalmente allo stesso modo, in questo caso la relazione circolare conta, i consulenti devono saper valorizzare questi investimenti. Quindi è un campo da gioco dove la partita si gioca veramente secondo un criterio di ottimo, il concetto dell'ottimo che deve comunque mirare, quindi portare al centro del valore principale la soddisfazione del cliente che chiede appunto questo tipo di servizi, questo tipo di attività. Quindi è una partita che però va giocata con una relazione molto stretta tra la società mandante, la rete dei consulenti e il mercato, perché dal mercato possono venire gli input e la rete dei consulenti deve seguire la mandante, ma la mandante deve anche dare tutti i mezzi giusti a disposizione per fare una consulenza il più aperta possibile. Certo, tra l'altro il mercato è comunque portatore di sempre di nuove istanze. Sostanzialmente basti osservare quanto per esempio i mutamenti demografici possano impattare sulla potenziale offerta di servizi e di prodotti a vantaggio dei clienti finali. Cambiano le famiglie, cambiano per esempio gli scenari demografici in termini di invecchiamento e quindi è chiaro che rispetto a quella famosa relazione che costantemente il consulente o i consulenti detengono rispetto ai clienti, quella relazione viene rafforzata quando c'è la concezione diretta di quelle che sono le istanze e la possibilità di soddisfare quelle istanze attraverso ciò che il mercato riesce ad offrire, quindi anticipare anche i tempi. Io penso che in queste fasi sia fondamentale che tutti noi utilizziamo un po' l'approccio dell'ufficio studi. Quindi sia da un punto di vista di reti, intese come consulenti, sia da un punto di vista di società mandanti, ci deve essere una proiezione in avanti per provare ad anticipare i tempi rispetto a quelle che possono essere le istanze. Sappiamo benissimo, per esempio, che l'invecchiamento della popolazione è un tema centrale, quindi lavorare, per esempio, su tutte quelle attività utili a supportare una popolazione che diventa sempre più anziana, può essere certamente un fattore vincente non solo in termini commerciali, anche in termini commerciali, perché è giusto che si faccia, come dire, attività finalizzata anche a questo, ma vincente in termini relazionali, perché un cliente che riconosce nel consulente e nell'intermediario un partner affidabile, un partner preparato, un partner sensibile. Inteso, il termine sensibile non è casuale che sto utilizzando, appunto anche alle variazioni micrometriche di quelle che possono essere delle esigenze forti che in una famiglia possono presentarsi, è chiaro che un cliente che riconosce questi valori certamente aumenta il senso di professionalità che la consulenza ricerca da anni e a cui la consulenza in senso lato ambisce. Quando dico la consulenza intendo i consulenti, intendo le reti, intendo le mandanti, tutti gli attori che si spingono in questa direzione. Quindi praticamente si può dire che è un rapporto che evolve nel tempo e che quindi deve essere seguito nella sua evoluzione e la capacità, la concorrenza verrà giocata anche su questo, cioè sulla capacità di poter intuire oltre che mettere investimenti che saranno necessari per accrescere la parte tecnologica, ma anche quella di riuscire a essere strategici, riuscire a capire un po' quali sono i nuovi valori e anche a saperli trasmettere alla rete e viceversa. Certo, tra l'altro la consulenza in questo caso vede una forma di concorrenza certamente non a ribasso, non è una concorrenza sul prezzo la nostra e non è quella a cui aspiriamo, la vera concorrenza si gioca sulla qualità. Si gioca sul livello di servizio, si gioca sulla capacità di relazionarsi.
è sempre in quel famoso rapporto circolare che avvengono questi eventi, si manifestano questi eventi. Quindi è chiaro che la capacità di anticipare i tempi, la capacità di essere efficaci, la capacità di efficientare i processi può semplicemente liberare quella famosa risorsa di cui parlavamo, che è il tempo, a vantaggio di quella che deve essere una relazione costante e duratura. Anche la fase preventiva della relazione con il cliente, che aiuta a costruire il progetto di vita, e che poi si finalizza sostanzialmente col collocamento delle attività finanziarie funzionali al raggiungimento di quell'obiettivo, non è in realtà un termine come avveniva un tempo. Io vendevo un prodotto di qualsiasi natura e la mia attività si esauriva con la vendita. In realtà è l'inizio, è l'incipit di un rapporto che dovrà essere costantemente monitorato. Ecco, è la fase del monitoraggio che diventa realmente distintiva nella relazione e nelle funzioni del consulente. È quella fase nella quale il rapporto con il cliente si rafforza, nella quale il rapporto con il cliente si consolida anche in termini di trust, di fiducia, nella quale il rapporto con il cliente diventa persistente rispetto a ciò che può accadere, mutare gli eventi e quindi affrontare queste mutazioni con efficacia. Ecco, questa fase comunque comporterà necessariamente un'architettura il più aperto possibile, mentre prima magari c'era più vendita di prodotti e di servizi della casa madre. Adesso sarà necessario, appunto, per riuscire a essere competitivi, allargare il più possibile l'offerta. Assolutamente sì, tra l'altro mi sembra di poter dire che negli ultimi anni tutte le società, tutti gli intermediari stanno facendo un grande sforzo in questa direzione, cioè hanno ben compreso che l'offerta di prodotti e servizi non può essere limitata a quella che si detiene in casa, ma deve aprirsi al mercato, perché il mercato nella sua complessità, nella sua totalità, è sempre un passo avanti, e da questo punto di vista assecondare la possibilità di picking, di scelta nell'ambito di un mercato complesso significa anche evidenziare la possibilità di soddisfare le esigenze. Attenzione, con cautela, ecco, manipolare con cura, quindi in questo caso la responsabilità del consulente è molto alta. Scegliere tra tanto non è semplice, e non soltanto nel senso della scelta specifica del singolo prodotto finanziario, assicurativo che sia, ma nell'assemblaggio, nella costruzione del piano, nel mettere insieme i pezzi, perché a volte le esigenze, anzi praticamente sempre le esigenze, non sono determinate a compartimenti stagni, intersecano, si fondono, mutano nel tempo, cambiano la forma e a volte anche la sostanza. Quindi è importante immaginare di saper costruire questo complesso di soluzioni e di farlo nella maniera più flessibile possibile, quindi scegliendo sul mercato attività che siano esse stesse modellabili e siano adeguabili alle mutate esigenze, alle mutate condizioni. E si può dire che da questo punto di vista il ruolo del consulente diventa assolutamente strategico, ma anche la conoscenza del consulente deve aumentare notevolmente, la formazione. Sì. La formazione è una nostra sfida. Noi come ANASF, rispetto alla formazione, in tutti questi anni, negli oltre 40 anni di vita dell'associazione, abbiamo sempre dedicato e incrementato sempre di più il processo di formazione dei colleghi, di tutti noi, attraverso una serie di servizi specifici, quindi formazione specifica attraverso seminari, formazione attraverso attività accademiche che in questi anni ci hanno supportato e ci hanno aiutato. Addirittura abbiamo anche certificato, determinato la certificazione delle competenze attraverso la Fondazione EPPA, che appunto specificamente certifica in maniera oggettiva le competenze del consulente, perché queste competenze siano riconoscibili dal cliente preventivamente, al netto del fatto che poi queste competenze vanno presentate e vanno adeguatamente evidenziate passo dopo passo. Quindi è anche giusto che il rapporto di fiducia, intesa come fiducia professionale, con il consulente da parte del cliente, si manifesti in maniera costante nel tempo, ed è anche giusto che questo processo avvenga in maniera continua, quindi ci sia sempre una verifica delle qualità reciproche, perché anche il cliente deve impegnarsi
a relazionarsi con il consulente con l'idea che una relazione sempre più trasparente anche da parte del cliente aiuta il consulente ad essere efficace nel suo lavoro. Ecco, quindi se vorressimo riassumere un po' quali sono le caratteristiche del nuovo consulente finanziario, cioè che tipo di conoscenze deve avere, come deve essere, che tipo di rapporto deve riuscire a creare con il cliente, come si deve muovere? Ci sono due ambiti rispetto alla formazione del consulente. Un ambito che sinteticamente si potrebbe definire tipo umanistico e un ambito di tipo tecnico. Rispetto all'ambito di tipo umanistico, credo che sia fondamentale coltivare, innanzitutto, non per essere banali, la capacità di ascolto, ma ancor più la capacità interpretativa. Noi per anni abbiamo parlato, ragionato di finanza comportamentale, di acquisizione di segnali. In realtà io credo che il consulente del presente, non dico del futuro, io dico il consulente del presente, e questa è la grande sfida che ci poniamo, deve essere in grado di relazionarsi al cliente con competenze anche psicologiche, competenze sociologiche profonde, perché questo aiuta a relazionarsi direttamente con il cliente, ma a collocare quella relazione in un ambito più ampio. Non dimentichiamo che i clienti a cui facciamo riferimento sono cittadini, sono parte di una comunità, le comunità sono parte di un paese, di una nazione, con una serie di implicazioni complesse, implicazioni fiscali, implicazioni politiche, implicazioni religiose. Quando parlavo delle mutazioni, parlavo anche di quello che accadrà in Italia nei prossimi anni, quando cominceremo ad interloquire magari con clienti potenzialmente di religione islamica, con le caratteristiche di quel tipo di economia e di finanza. E dovrà il consulente più o meno adeguarsi a quei valori, dovrà avere le competenze per poter relazionarsi a quel mondo? È una domanda che ci poniamo oggi. Certamente tutte le sfide le accettiamo come sfide da cogliere. Vedremo quali riusciremo a superare, ci auguriamo il maggior numero possibile. Quindi abbiamo detto questa grande sfida della cultura culturale e di accrescimento delle conoscenze. Altre sfide che possiamo mettere in evidenza, quali possono essere? Sulla sfida culturale darei un tema in più, riguarda i giovani. Io sono stato insieme ai colleghi diciamo di ANASF e parlo di tutti i colleghi dirigenti a livello nazionale e a livello locale, l'autore di una nuova frontiera accademica della professione. Siamo partiti con un primo indirizzo di laurea per i consulenti finanziari che si sta ampliando e vedrà nei prossimi anni, darà la possibilità ai giovani nei prossimi anni di scegliere di fare i consulenti finanziari sin dal raggiungimento del diploma di scuola secondaria superiore. Quindi io immagino tanti giovani diciottenni che si iscriveranno all'università immaginando di essere consulenti finanziari. La grande sfida è questa, cioè professionalizzare l'attività, quindi renderla come un'attività che nel suo percorso accademico avrà una formazione peraltro molto ampia, come dicevo, non soltanto tecnica ma anche umanistico-relazionale, comunicazione, quindi c'è tutto un ambito, si parla anche di neuroscienze nell'ambito della preparazione del consulente finanziario. Dall'altro lato, una sfida importante invece secondo me è quella di saper cogliere un momento fondamentale, quello di un patto fortissimo con gli intermediari, dove attraverso questo patto e questa comunione di intenti si possa arrivare da un lato alla messa a disposizione di servizi e attività funzionali alla professione, dall'altro lato alla valorizzazione di questa messa a disposizione con un unico intento, il vantaggio per il cliente. Quindi questa stretta relazione che si deve creare tra le reti e le mandanti. Assolutamente sì, è una cosa in cui crediamo fortemente. Fondamentale. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Luigi Conte, vicepresidente vicario di ANASF, e arrivederci a tutti su Asset Management qui sulle Fonti TV.